Amici sportivi, ben trovati all'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Questa settimana, come al solito, offriremo la consueta panoramica sui risultati maturati nelle diverse categorie, dalla Serie A2 alla Serie D, con servizi e approfondimenti e tanto altro. Una terza puntata che metterà in primo piano le sconfitte, ahimè, subite da diverse protagoniste pontine, Latina in A2, ma anche le formazioni fondane nei campionati di Serie B e C1. Tutto questo tra pochissimo. E allora iniziamo questa terza puntata stagionale di Mondo Futsal con la Serie A2 e con il KO della Rapido Latina nel turno inaugurale, almeno per quanto riguardava i pontini, in casa contro i calabresi dell'Odissea 2000. Ascoltiamo subito come sono andate le cose dal servizio di Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini di Gianluca Bologni. Thank you.
Dunque, iniziata con il piede sbagliato, la nuova avventura in A2 per la Rapido Latina, ma ascoltiamo i commenti dei protagonisti, il tecnico di casa Luca Giampaolo e poi Pasquale Labonia e José Alfredo Miglioranza. Nel campionato di Serie B ancora una sconfitta per la Virtus Fondi, impegnata in casa contro un cinico Prato Rinaldo. Ai ragazzi di De Simoni non è bastata la straordinaria cornice di pubblico del Palazzetto dello Sport. Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Triolo, gli ospiti hanno reagito siglando il pari e il successivo sorpasso, tanto da chiudere la prima frazione in vantaggio per 2-1. Ad inizio ripresa un autentico blackout è stato fatale per i rossoblù, perforati altre due volte in rapida successione. La reazione d'orgoglio dei locali ha portato ancora Triolo ad accorciare le distanze, ma nel finale non è accaduto più nulla. Il cammino appare in salita, ma i fondani hanno comunque evidenziato dei progressi. Ascoltiamo i commenti dei due mister nel servizio confezionato da Luca Figuccio. Squadra, e parlo del Virtus Fondi, organizzata. Mi meraviglio come ha preso 7 gol in Abruzzo, però è una squadra secondo me con il tempo andrà avanti e farà belle cose. Lo dico ma non perché voglio fare aspirare a qualcuno, assolutamente, perché ho visto proprio come sta in campo. Quanto riguarda la partita è stata una partita sotto punti di vista altalenante. Noi sono andati in vantaggio loro, noi siamo stati bravi a fare subito il gol del pareggio. Se non facciamo il gol del pareggio inizialmente, non so poi come possa andare ancora la partita. Poi abbiamo avuto quei 3 minuti di giocate
di differenza tecnica di giocatori, abbiamo fatto quindi 2-1, 3-1, 4-1 e poi abbiamo difeso fino alla fine. Mister, questa Virtus sta sorprendendo ogni giorno di più. La sorpresa sarebbe stata se avessimo vinto la partita. Purtroppo anche questa partita è andata male dal punto di vista del risultato, però un piccolo passo avanti rispetto a Spoleto l'abbiamo fatto, perché comunque siamo riusciti a rimanere in partita fino alla fine. Purtroppo abbiamo avuto un momento di defaianza all'inizio del secondo tempo e questo non ci ha permesso di riuscire a recuperare la partita. Siamo rientrati come a Spoleto, prendendo due gol nell'arco di 2 minuti del secondo tempo, però c'è stata un'ottima reazione. Ho dovuto chiamare un time out e scuotere un pochino i ragazzi, però c'è stata un'ottima reazione e devo dire che un super portiere della squadra avversaria, un palo e comunque in diverse occasioni ci hanno negato la possibilità di recuperare, che probabilmente magari sarebbe stato possibile se non avessimo regalato veramente almeno un paio di gol durante la gara. Nel campionato di C1 si registra la sconfitta della capolista Olympus sul campo del Palestrina. Affermazione in trasferta invece per la Lazio Calcetto e per la Capitolina. A ridosso dei vertici il Circolo Tennis Euro, reduce da un tiratissimo 3-3 a Civitavecchia e la Mirafin bloccata sull'1-1 a Casal Torraccia. Passaggio a vuoto invece per la Gymnastic Studio Fondi, battuta 3-0 sul campo dell'Ardenza Ciampino. Gli organizzati, i padroni di casa, hanno sbloccato il punteggio dopo 4 minuti. Fondi ha costruito 3 occasionissime per pareggiare, ma la distanza Ciampino ha allungato, affidandosi alla rapidità e all'esperienza dei suoi giocatori. Sulla prova della Gymnastic hanno sicuramente influito le assenze di Angeletti e Capomaggio, ma come ammesso dallo stesso mister Treglia, la squadra dovrà migliorare molto sulla tenuta per sperare di reggere il confronto con avversari del genere. Per quanto riguarda la C2, dilaga e prende il volo in vetta il Castelfontana, vittorioso per 8-2 su Anni Nuovi Ciampino. La Connect Ceriara espugna il campo del Pontina Futsal, l'Eagles Aprilia passeggia sul Città di Latina Oratorio e il Città di Cisterna riesce a spuntarla sul CCCP. A Terracina la Vigor Cisterna si arrende al poker dei locali, mentre il Città di Minturno Marina cede di misura al Velletri. Si sblocca finalmente il Minturno, anche se il match con Lanzio Lavinio inizia in salita per via della rete di Moncada in apertura. Il team di Cardillo replica immediatamente e finisce per travolgere gli avversari con le triplette di Ribeiro e di Stasio, la doppietta di Moreira e i sigilli di Lini e Colacicco. Nel girone A della Serie D si registra l'affermazione di 2 debuttanti. L'Accademia Sport, vittoriosa per 2-1 sul Flora grazie alle reti di Rinaldi e Venturiello. Lo Sporting, giovani risorse di Tonino Capozzi, riuscito ad imporsi per 4-1 sul Parrocchia San Giuseppe con le marcature di Petrin, Corbi, Tavanelli e Gaito. Da evidenziare il 6-4 con il quale il Rocca Massima liquida il Real Podgora nel big match della prima giornata e l'impresa dello United Aprilia, Corsaro a Terracina col punteggio di 6-5. Grande sorpresa infine a Latina Scalola, Cimil perde in casa con il Real Latina. Al gol di Marcelli replicano Stasino e Di Legge, la cura di mister Ripanti inizia a dare i suoi frutti. Nel girone B di Serie D da evidenziare l'affermazione dell'Old Ranch, Corsaro nella tana del San Giovanni Spigno con il punteggio di 5-4. Bene anche la Visfondi trascinata da una tripletta di Passannante nel confronto casalingo con l'Atletico Sperlonga. Grande equilibrio in Palavagnoli Atletico Gaeta finita 5-4 e in Atletico Marano la Sporting Terracina terminata 1-1. Termina qui questa terza puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Vi ricordiamo i nostri canali web per continuare a seguirci passo dopo passo, ogni giorno, 24 ore su 24, mondofutsal.net, il nostro sito, e poi www.youtube.com/mondofutsaltv. È tutto, appuntamento, alla prossima settimana!